Bentornati a Narrazioni, Fatti e Volti della Basilicata. Andiamo oggi a conoscere una realtà imprenditoriale che opera a Potenza e abbiamo qui in studio con noi Francesco Colonnese. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Francesco Colonnese, che già dalla sua maglia ci fa capire che promuove la sua azienda, che si chiama appunto Creative Promotion. Esatto. Di che cosa si occupa la tua azienda, Francesco? Buongiorno, grazie per averci ospitato, perché parlo a nome di tutta l'azienda. Sono il titolare, insieme a mio fratello, di questa azienda che si occupa di personalizzazione sul tessuto attraverso le tecniche di stampa e di ricamo. Diciamo che noi cerchiamo di abbracciare un po' tutte le tecniche di personalizzazione, offrire un'esperienza, direi, a 360 gradi all'utente. Lavoriamo sul capo preconfezionato, il che vale a dire che l'utente può scegliere su un vasto catalogo prodotti, ma il capo viene poi dimensionato e realizzato sulla base delle esigenze della progettazione grafica che ci viene fornito. Quindi forniamo alla fine un prodotto unico, originale, fatto su misura di quelle che sono le richieste della clientela. Diciamo che, insomma, personalizzazione e originalità sono un po' le parole chiave di questa vostra attività. E come è nata la vostra idea imprenditoriale? Come tutte le idee, sono frutto un po' del caso, un po' della voglia di cercare qualcosa di innovativo. Noi nasciamo circa 15 anni fa, il mondo era molto diverso, soprattutto nel nostro settore. La personalizzazione, la produzione era molto più artigianale e meno digitale. La scommessa che abbiamo fatto all'epoca era appunto quello di puntare sulla digitalizzazione del processo produttivo. Io ricordo ancora che le prime macchine che abbiamo utilizzato erano praticamente sconosciute nel nostro mercato, siamo andati all'estero a prenderle e quindi abbiamo seguito un percorso di innovazione seguendo quelle che erano le tendenze che noi studiavamo dal mercato straniero, dal mercato degli Stati Uniti. Oggi posso dire con orgoglio che è stato un percorso vincente, perché è stata poi quella la tendenza che il mercato sta seguendo. Chiaramente la nostra sfida è quella di rimanere sempre al passo con i tempi, di aggiornarci. Il nostro settore non è cosa semplice. Non è cosa semplice, perché al di là del lato produttivo, quindi c'è un lato formativo che va sempre avanti e bisogna rimanere al passo con i tempi, non solo confrontandosi oramai con le realtà locali, nazionali, ma con le realtà straniere dalle quali attingiamo idee e cerchiamo poi di trasportarle nella nostra azienda, nella realtà locale. Andiamo allora a vedere un po' un processo produttivo. Vediamo un video che chiediamo alla regia di mandare, che riguarda non tanto la stampa quanto il ricamo. Sì. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Beh, insomma, un processo produttivo molto interessante, è anche molto bello vedere come queste macchine lavorano. Esatto, dietro ogni capo che viene prodotto c'è tutto un percorso che nasce dalla progettazione grafica. Quella progettazione grafica si deve tradurre poi in un file digitale che viene trasferito alle macchine e viene realizzato il capo. Come dicevamo, quindi ogni capo è davvero un prodotto unico, fatto sulla base delle esigenze della clientela, ed è irripetibile perché non può essere riprodotto se non con quelle peculiarità che sono state create sulla progettazione. La progettazione è un punto essenziale, diciamo, sì, della fase della produzione appunto del capo. E ci dicevi che operi con diverse aziende. Sì, negli ultimi tempi il target di clientela si è molto elevato da un punto di vista anche qualitativo. Noi abbiamo la fortuna di operare e collaborare con tantissime aziende, studi grafici, agenzie di comunicazione. Solo Lucane o anche? No, fuori. Moltissime sono di fuori regione, anzi direi il 70% della nostra produzione va fuori regione. Come mai questo, secondo te? È nata poca anche conoscenza di quelle che sono le risorse che abbiamo in Basilicata? O no, direi che è un fattore un po' fisiologico. Il mercato nazionale è un mercato sicuramente più ampio e importante, ma per noi è anche un motivo di profondo orgoglio. Qui a Potenza, in Basilicata, non c'è una grande tradizione nel nostro settore. Ci sono sicuramente dei colleghi validi con cui collaboriamo, ma a differenza di altri distretti italiani, come può essere
oltre quello pugliese e quello dell'Emilia Romagna, non c'è una grande cultura, quindi il fatto che tante aziende di quei posti, piuttosto che rivolgersi a realtà locali, vengano da noi in maniera continuativa, ci dice tanto sulla qualità del lavoro che evidentemente stiamo svolgendo. Qualità del lavoro che viene apprezzata da tante aziende, anche aziende importanti. Qualche azienda impone di non parlare, insomma, di questa collaborazione, quindi non potremmo svelare, insomma, le vostre collaborazioni, veramente molto importanti a livello nazionale. È vero, sì, abbiamo avuto tante, però anche a livello locale, la vostra collaborazione con il Potenza Calcio. Esatto, per noi quello è un fiore all'occhiello. Da circa un anno va avanti questa collaborazione. Per noi innanzitutto è motivo di felicità, siamo grandi appassionati e tifosi del Potenza sin da quando eravamo bambini, ma soprattutto è stato molto stimolante perché in questa società abbiamo trovato un team di persone competenti, professionali, a partire dal responsabile dell'area marketing Mimmo San Giacomo, col quale ci interfacciamo spesso. Loro hanno intrapreso un percorso di valorizzazione del brand Potenza Calcio molto importante, e il fatto che l'abbiamo fatto anche attraverso i nostri servizi, i nostri prodotti, molti dei quali si possono ritrovare allo store, per noi è motivo di orgoglio, anche perché dietro le loro progettazioni c'è tanta competenza, sono progettazioni mai banali, anzi a volte molto complicate al limite della fattibilità, ma cerchiamo sempre di accontentarli, e so che la risposta che stanno avendo è molto positiva, sì, e questo anche indirettamente è motivo di orgoglio per noi. Francesco, dove ti troviamo? Dove possiamo venire a personalizzare i nostri capi? Allora, ci troverete da settembre, perché siamo in una fase transitoria, nella nuova sede in via dell'Edera, qui a Potenza. Siamo in una fase di trasloco, però dal primo settembre saremo nuovamente operativi in questa nuova, più importante sede. Molto bene. E allora, tanti auguri per la nuova sede. Salutiamo Grazie. Anche tuo fratello Mario, certo, che collabora con te fattivamente all'interno della Creative Promotion. E diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata. Grazie.